cose, fiamme negli occhi dall'ultimo festival di Sanremo di marzo scorso. Allora, adesso sempre con la musica, con la grande musica, continuiamo ed è un piacere avere questo storico gruppo che festeggia 40 anni di preziosa attività artistica. Parliamo degli Avion Travel e abbiamo collegato con noi Peppe D'Argenzio. Buon pomeriggio, ben trovato. Buon pomeriggio. Grazie, Peppe. Buon pomeriggio a tutti voi. Grazie. È un grande piacere, siamo molto contenti di averti qui a nome, tu sei uno storico componente, artista e musicista degli Avion Travel. Festeggiando quest'anno... È un po' difficile esserci tutti. No, certo, siete appena tornando da un concerto, quindi alcuni sono ancora per strada. Io tu sei un pilastro degli Avion Travel, per cui insomma rappresenti tutti egregiamente. Diciamo, posso documentare dal primo giorno. Quindi... Esatto, esatto. Intanto diciamo da dove tornate, da dove sei tornato, un festival molto importante, Peppe. Sì, abbiamo tornato in un posto bellissimo vicino a Treviso, a Monastiere, è un festival delle abbazie, una serie di concerti fatti negli spazi, nei chiostri, negli spazi all'aperto. Quindi siamo stati in questa abbazia che tra l'altro poi abbiamo scoperto un luogo molto importante, un luogo dove c'è passato Hemingway, un luogo molto molto importante nella storia della prima guerra mondiale, insomma questi sono poi i piaceri del nostro lavoro, devo dire, queste scoperte, queste sorprese che ripagano dei 1400 chilometri fatti in 24 ore, insomma, che siamo partiti ieri e siamo tornati adesso, già siamo alla fase. È vero, tanti chilometri fatti però dopo 15 mesi in cui la musica, lo spettacolo, la cultura hanno sofferto, insomma credo che sia una grande gioia anche poter ritrovare, no, questi contesti, l'abbraccio con le persone. In questo periodo la cosa che più di cui abbiamo desiderio è l'autostrada. Oggi è vero, è vero. In autostrada e rivedere che tutto si rimette in moto, anche i concerti devo dire sono molto emozionanti perché veramente si sente una complicità con il pubblico, perché noi di qua e loro di là abbiamo lo stesso desiderio di passare una serata bella, quindi questo diciamo è il primo concerto ufficiale del tour, ma ne abbiamo già fatto un altro che era il numero zero al Teatro delle Api a Porto San Sulpizio e l'emozione è la stessa, quindi ci auguriamo che continui perché è una cosa che ci tira proprio su, insomma, tutti, insomma. Assolutamente sì, è vero Giordano? Assolutamente sì, poi anch'io da artista sono un attore, per cui ho proprio la necessità di viaggiare, di muovermi, di incontrare le persone, di essere scelto dal mio pubblico e di incontrare il più possibile dal punto di vista artistico, dal punto di vista il tuo attoriale amicale, amichevole, di incontrare tante persone, di ritrovare un po' quell'umanità che ci appartiene e delle quali noi artisti poi viviamo. Certamente. Certo, certo. E volevamo, fra poco noi ascolteremo, parliamo proprio dell'ultimo singolo Fiume, lo ascolteremo tra poco e vedremo anche il videoclip, Peppe, però ti chiedo intanto come nasce Fiume. È molto simbolico, no? Il fiume raccoglie tanto perché ha un'immagine profondamente metaforica. Come nasce Fiume? Come nasce questo singolo? Entriamo nel dettaglio. Il fiume nasce un po' prima che succedesse tutto quello che è successo, prima della pandemia. Ed è un pezzo che noi l'abbiamo visto come buon segno perché ci ritrovavamo molte cose di quello che abbiamo maturato in questi anni, ma anche qualcosa che ci raccontava anche nella nostra storia. E in un primo momento pensavamo che fosse l'inizio di un prossimo lavoro discografico, un prossimo CD, ma in realtà poi questi mesi di attesa ci hanno fatto dire vabbè, tiriamolo fuori subito, perché poi stranamente, ecco, la storia che raccontavi è un po' quello che abbiamo imparato in questi mesi. Abbiamo imparato che certe dinamiche coinvolgono tutti, per cui le frontiere, le barriere, le differenze non possono più essere, non debbono essere un problema. E quindi insomma è una storia che ha tante letture, ma in realtà è proprio quello, cioè il fiume in realtà da un lato è un simbolo di movimento, di spostamento, di cose da conoscere, ma è anche un po' un limite, un confine. La canzone comunque è abbastanza allegra, quindi diciamo incute, spero, un po' di fiducia, di speranza, insomma. E quindi è stato perfetto farlo coincidere con questo tour che in realtà festeggia i 40 anni, ma con un inedito, un piccolo regalo per chi ci segue. Un piccolo regalo che ascolteremo, Peppe, subito dopo la pubblicità. Ci fermiamo per il tassativo, rientreremo proprio con Fiume, parleremo quindi anche del videoclip che lo accompagna. Sì. A tra poco con noi su Radio Roma.
Fiume, Avion Travel, e in collegamento con noi Peppe D'Argenzio, ti ringraziamo ancora di essere con noi. È molto bello anche il videoclip, la costruzione proprio del videoclip, con un'atmosfera divertente, molto simpatica, con la presenza anche dei figli, è vero, dei vostri figli? Molto evocativa. Sì, diciamo una cosa fatta in casa, un po' come tutta l'operazione, infatti è proprio un instant song, un instant video, perché noi avevamo cominciato a fare delle riprese per avere un reportage del lavoro in studio, perché poi ci piaceva questa cosa che ci avevamo messo in gioco con strumenti, in realtà quasi nessuno suona il proprio strumento, sono tutti strumenti un po' giocattolo, strumentini così, e quindi facevamo questo reportage, però poi detto, ci manca qualcosa che abbia un nesso con quello che raccontiamo, e abbiamo avuto questa idea di mettere dei ragazzi, perché ovviamente insomma siamo comunque un gruppo di una certa età, abbiamo una nostra storia, quindi in qualche modo un segno di voler lasciare il testimone bisogna darlo, e quindi poi è nato in casa, perché chiaramente abbiamo attinto alle risorse di famiglia, c'è cioè un gruppo di ragazzi molto affiatati che io conoscevo bene, e quindi gli ho proposto la cosa. Devo dire, è stata bella anche come esperienza proprio di vita tra le persone, che poi soprattutto il video l'ha girato Luisa Galdo, che è una regista che ci sta seguendo, perché sta lavorando a un'idea di documentario, quindi siamo diventati molto uniti, ci dà una mano, quindi è tutto nato insieme a lei, insomma è molto bello questo modo poi di lavorare. Un brano molto, molto bello, con un ritmo fluente, trasmette molta energia, è vero, sì, Giordano? Molta positività ed è molto evocativo, e proprio per questo insomma mi viene da dire che il vostro mondo musicale, Peppe, è pur appartenendo a quello della canzone, no? Abbraccia un po' un sacco di contaminazioni che vanno dalla musica napoletana a quella di Nada, da Modugno, non so, rock psichedelico, eccetera. Però avendo sempre una vostra connotazione, no? Che è ben riconoscibile, volevo sapere che cosa... Sì, un po' strani siamo sempre stati. No, ma la cosa bella è quella, capito? Perché nessuno nasce perfetto, quindi insomma l'imperfezione diventa perfezione. È il bello proprio del vostro gruppo. È realmente il frutto di un lavoro di gruppo, perché poi essendo tante teste, questo magari è più faticoso arrivare a dei risultati, però poi produce questo tipo di meccanismo. E quindi la ricerca che vi porta poi a mettere insieme tutta questa, diciamo, misticanza, come si confeziona? Cioè, che cosa vi porta a trovare una ricetta giusta per definire una canzone, per far sì che la canzone rimanga impressa e diventa assoluta? Ma noi abbiamo dei nostri ideali di canzoni, dei nostri modelli, ai quali poi spesso non riusciamo neanche ad arrivarci facilmente, perché non siamo mai stati degli autori di hit. E quello che abbiamo in comune è che ci sono tante cose che sono la nostra storia, cioè voglio dire, comunque siamo da 40 anni insieme, almeno con tre dell'attuale formazione, ma con gli altri, se non so 40, so 30, e quindi abbiamo vissuto, ascoltato, quindi sono le cose in comune, e poi ci sono le cose diverse, quindi è un po' come se stessimo tutti in cucina a preparare qualcosa, e qualcosa poi viene tolta, qualcosa viene certo. aggiunta, e poi sì, però di base c'era sempre stata questa idea di coniugare l'idea della canzone ad una ricchezza musicale, insomma ci siamo chiamati per molto tempo piccola orchestra, c'è cioè questo gusto che spazia nei vari generi i nostri progetti, insomma. Ricordiamo tutta la formazione, quindi oltre Peppe D'Argenzio abbiamo Peppe Servillo, Mimì Ciaramella, Ferruccio Spinetti e Duilio Galioto. Peppe, volevamo chiederti anche di Opla, uno dei dischi più rappresentativi della vostra lunga carriera artistica, perché uscirà in vinile, corretto? Sì, in vinile, in un'edizione limitata, tiratura limitata, quindi molto pregiata anche come confezione. Siamo stati molto contenti che, diciamo, quando ci è venuta questo desiderio, in realtà coincideva con un progetto della Sugar che fa partire proprio con Opla una serie di ristampe del proprio catalogo, e quindi insomma, per noi è una grande soddisfazione. Noi avevamo questa idea di fare questo tour da un paio d'anni, perché ci eravamo resi conto che per motivi diversi negli ultimi 10-15 anni, a parte le cose nuove che venivano fatte, poi c'era una serie di pezzi inevitabili che noi abbiamo sempre fatto dal vivo, Sentimento, Dormi e Sogna, Idee Abbassando, e che continuiamo a fare, ma ce n'erano anche molti altri che erano diventati anche per una nostra tranquillità delle certezze nel repertorio, e tanti che invece l'avevamo messi da parte,
Quindi anche se poi in realtà si chiama Oplà e non contiene solo il concetto si chiama Oplà Duo, non contiene solo brani di Oplà, è circoscritto a quel periodo degli anni 90 dove noi abbiamo fatto una serie di dischi che in qualche modo ci raccontano molto bene. Sono una serie di coincidenze, sembra quasi appunto il momento giusto per fare una buona riflessione sulla nostra storia e capire come riprende. Siamo tutti in una fase di ripresa, quindi Quindi, insomma. Peppe, naturalmente ci sono i brani storici, ma anche quelli meno noti, no? Con delle... Sì, Ecco. ce ne sono alcuni che sono pezzi di nicchia che noi ci siamo sempre trovati negli anni in imbarazzo perché c'era qualcuno che diceva: perché non fate Belle Caviglie? Perché non fate Cirano? E quindi poi c'è stato una sorta di sorteggio interno, varie scremature di scaletta per capire quali erano le canzoni di cui ognuno di noi sentiva il bisogno. Ed è bello perché poi in realtà è come se stessimo facendo veramente un concerto di inediti, perché sono tanti anni che non suonavamo, anche le prove sono state molto belle e il pubblico reagisce bene, cioè abbiamo visto già in questi primi due concerti, ovviamente quelli che ci conoscono, ma insomma arriva anche gente che ci scopre e dice: dove eravate? Insomma, perché è Dove ancora eravate? possibile questo. Ma È vero. comunque è possibile ed è bello anche questo, insomma, non È l'abbiamo bello mai anche questo, fatto. scoprire e riscoprire. Sì, Certo. io vi ho scoperto infatti molti anni fa e ogni volta che vi ascolto, vi vedo, trovo sempre degli elementi nuovi e innovativi anche sulle canzoni che riproponete. E vedo sempre che l'elemento del teatro, la teatralità è fondamentale nelle vostre performance. Volevo sapere quanto questo vada a contaminare nella vostra ricerca e quanto è importante per mettere in scena un vostro spettacolo. Ma il teatro incide innanzitutto grazie proprio alla predisposizione proprio fisica e di atteggiamento di Peppe, insomma, che ha una grande, tant'è vero che poi ha avuto occasioni anche di prestigio per mettersi alla prova anche con dei Come progetti attore. molto, molto importanti. Esatto. E, però è vero che noi abbiamo sempre pensato all'aspetto teatrale anche all'interno della musica che suonavamo, cioè il nostro modo di arrangiare, di pensare i pezzi, ha sempre un'attenzione verso dei piccoli gesti che però si modificano, che ripropongono delle sorprese. Quindi in questo caso non è che noi facciamo il teatro, in senso clamoroso, con Certo. scenografie e grandi cose, però la sensazione bella quando viene recepita è quella che dici tu, cioè che tu hai sentito che anche rifacendoli nel tempo i pezzi ci sono delle cose diverse. Sempre Magari nuova. non è neanche vero perché non c'è un lavoro, non sono riarrangiati, ma è proprio l'affinità che c'è tra di noi. Cioè, noi in base per fare dei bei concerti dobbiamo avere una storia di esibizioni che rendono i concerti molto fluidi, cioè poi alla fine la differenza, proprio la cifra stilistica di un gruppo è proprio l'intimità che c'è, l'intesa. E in C'è la questo sinergia appunto che si crea. c'è il teatro, ma c'è anche un'idea che appartiene a tanta musica che non è quella commerciale, ma voglio dire anche quello che succede tra dei musicisti di jazz, tra dei musicisti che improvvisano, c'è questa flessibilità nel modo di proporre i pezzi che ovviamente determina questa sensazione. Io non so come dire, è come se ascoltando le vostre canzoni, la vostra musica, è come se avessimo delle immagini davanti, non lo so, è come se fosse una colonna Beh. sonora di quello che noi vediamo. Ed è bello Beh, questo è questo bello, molto perché bello. difficilmente poi si riesce a Come no, trovare. soprattutto se non siamo tenuti poi a mettere degli schermi dietro che Esatto, per rappresentano quello, quello invece che no. stiamo suonando. Prima parte la vostra musica, la vostra canzone, poi parte l'immagine, quindi c'è un lavoro al contrario, non so come dire. Come Complimenti no, poi d'altronde davvero. se ci capita come ieri sera di suonare uno scenario bellissimo con le mura È della molto Bastiglia e la evocativo. Torre, c'è niente da aggiungere per evocare cosa, insomma. Peppe, allora noi ricordiamo l'Oplà Tour in cui le date sono in continuo aggiornamento, ce ne sono molte. Ricordiamo per quanto riguarda la capitale quella del 28 agosto alla Casa del Jazz. Alla Casa del Jazz dove torniamo con grande gioia perché fa parte di quei posti di Roma a cui noi siamo legati proprio perché periodicamente ci capita di tornare sia come spettatori ma anche sul palco, quindi speriamo che la data non penalizzi qualcuno che è ancora in vacanza o che è fuori, che ne ha tutto il diritto, e quindi penso che di poter anche anticipare che poi in autunno ci saranno altri concerti e sicuramente ritorneremo a Roma.
Però ovviamente quanta più gente ci potrà essere alla Casa del Jazz, siamo molto contenti. E io e Alessandra verremo. Sì, ci saremo, poi è un luogo prestigioso, quindi appuntamento. Ricordo soltanto appunto che le date sono in continuo aggiornamento, quindi la prossima è a Milano, al un altro bellissimo festival, che è il Festival di Villa Arconati a Bollate, un altro luogo della nostra storia, perché poi questo è il bello, cioè abbiamo già suonato con varie produzioni, sia Home Avion Travel che quelle in cui ognuno di noi partecipa, c'è questa continuità che ci, in qualche modo ci rassicura, cioè ci fa sentire all'interno di una comunità di operatori che ci gratifica molto. E infatti altra data prestigiosa, proprio quella di Bollate in Villa Arconati, ricordo il 28 giugno. Pepe, noi ti ringraziamo moltissimo, ringraziamo tutti voi gli Avion Travel per essere stati con noi a Radio Roma. Grazie davvero, è stato un grande piacere. Buona musica, buon tutto, buon tour, buon lavoro. Grazie Pepe D'Argenzio. Ci vediamo ad agosto alla Casa del Jazz, 28 agosto. Intanto grazie. Buona estate Peppe. Grazie e buona musica. A presto, grazie ancora a Pepe D'Argenzio, componente storico appunto degli Avion Travel. E noi ci siamo quasi arrivati alla fine. Che dici, vogliamo mettere un po' di musica poco poco e poi ci ritroviamo solo per i saluti? Vogliamo farlo? Facciamolo. A tra poco.